La parola da cui ripartire effettivamente sono i ringraziamenti. Hanno parlato prima di me il ministro Rixi e il presidente Totti, e senza loro due io non sarei stato in grado assolutamente oggi di partecipare a questo protocollo, dove è stato ricordato prima un elemento centrale sono state le autorizzazioni ambientali complesse. Perché noi ne abbiamo per produrre i gassoni più piccoli, per avere la suscettibilità via per quelli più grandi, per in sostanza avere l'autorizzazione a realizzare tutti i gassoni, non solo della diga di Genova, ma anche della diga di Vado che è in costruzione. Questo ha innescato questa ulteriore partnership, collaborazione, che va avanti con il ponte di Vado da diversi anni. Ricordo che sono ormai 15 dalla firma dell'accordo del programma del 2008. È evidente che nella prima stagione, l'accordo del 2008 e il rinnovo del 2015, ci siamo occupati di investimenti, chiamiamoli così, spessi, cioè come minimo si trattava di investimenti di accessibilità ferroviaria, stradale, e di messa in sicurezza del territorio, quindi chiamiamole emergenze vere e proprie. Diversi di questi interventi sono ormai in costruzione, altri con il protocollo che firmiamo oggi, con il tempo che firmeremo entro il 31 luglio, verranno accelerati in cronoprogramma. Come è stato detto già prima da Edoardo Nixi e da Giovanni Totti, ci sono altri interventi nuovi di ricucitura e di valorizzazione del waterfront, quindi come vedete stiamo un po' evolvendo verso anche, come dire, interventi che renderanno Vado anche più fruibile per gli abitanti, per i turisti. E sempre nel protocollo di oggi abbiamo queste misure molto importanti, poi la sindaca e il presidente della provincia di Savona parleranno più dettagliati dell'accordo, ma che mirano ad assicurare un coinvolgimento della comunità vadese, del cluster, e quindi dei residenti, dei lavoratori, delle imprese, dei commercianti, della fiera delle forniture, a favore di questo complesso di investimenti pubblici e privati estremamente significativo. Io sono molto felice di aver visto i dati di traffico e di insediamento produttivo che stiamo avendo a Vado. Il merito è del Presidente della Regione, dell'Assessore allo Sviluppo Economico della Regione, certamente di Edoardo Rixi, che ha ricoperto un po' tutti i ruoli a livello locale e ora a livello centrale. Avere questi numeri e poi dei protagonisti ovviamente a livello locale, la sindaca, il Presidente della Provincia, perché sono numeri che cominciano veramente a far riflettere, sono numeri di una, di uno sviluppo imprenditoriale molto importante. Se noi riusciremo, nella mia ultima notazione, a coinvolgere ulteriormente tutta la comunità vadese nel sostegno a questi investimenti, avremo più occupazione, più formazione, più commercio, più attività imprenditoriale, e sarà veramente uno splendido risultato per la nostra regione, per la protesta attuale, per la provincia e per la comunità.